Io so che ognuno di noi è accompagnato nel suo viaggio su questa terra da un angelo custode. E spesso nei momenti di difficoltà noi ci rivolgiamo a quest'angelo custode per cercare un aiuto, un conforto, un suggerimento. Come possiamo fare per cercare di avere un contatto più consapevole con questo protettore? Un colloquio, un modo di comunicare sia un po' più semplice di quello che pensiamo. Siete molto spesso in contatto con quelle vibrazioni che definite superiori. Accorgetevi però della pericolosità di questa vostra ricerca, perché voi cercate qualcuno che vi indichi una strada, cercate qualcuno che vi dica chi essere, cosa essere e come muovervi. E non è un caso che questo qualcuno non si mostri ai vostri occhi, perché voi non dovete pensare di voi, di essere delle pecorelle o degli animali in grado soltanto di seguire un'onda. In un certo senso noi vi chiediamo di essere voi quegli angeli che cercate. Perché la vostra consapevolezza deve emergere, la consapevolezza di un'esistenza divina, della divinità che esiste dentro ognuno di voi. Allora, nella ricerca di un colloquio con un'entità esterna a voi, voi vi allontanate da voi e vi proiettate in una dimensione che non vi appartiene. E se questo può gratificare la vostra mente, noi vi diciamo che questa cosa può anche essere nociva, e lo è sicuramente, perché diventereste tutti succubi di un'energia diversa dalla vostra. Hai inteso questo discorso? Sì, ho compreso e vi ringrazio perché questo aspetto non l'avevo mai considerato. Per me l'aiuto e i suggerimenti dell'angelo custode, io li avevo sempre intesi come un aiuto per cercare l'evoluzione del mio spirito, del mio percorso. Effettivamente seguire la strada che altri ci indicano è forse meno opportuno che seguire quella che ci indichiamo da noi stessi, ma questo ci amplia però il nostro senso di solitudine. Per noi è importante sapere che c'è qualcuno con noi di cui fidarsi completamente. Allora non cercare un colloquio, una comunicazione con il tuo angelo. Cerca la sua vibrazione. La troverai sicuramente in alcune preghiere, in alcuni pensieri. Perché nessuno di voi è solo. Ma dovete tutti quanti prendere coscienza della vostra esistenza. E per fare questo avete bisogno di vivere nel modo come state facendo. Gli aiuti che vi possono raggiungere in alcune circostanze vanno presi per quello che sono, degli aiuti momentanei, passeggeri, che non devono incidere troppo forte nella vostra vita. Perché tutto quello che vivete deve essere vostro, deve appartenere a voi, al vostro cammino e deve arricchirvi. Se siete passivi, questo non avviene.